Erano le ore 20 di venerdì 4 agosto quando il centauro Christian Greco, 31enne di Canavaccio, si è trovato di fronte a una Nissan Qashqai che viaggiava contromano sulla provinciale 73 bis, la strada che collega Fermignano a Urbino. Lui, a bordo di una Ducati 700, ha fatto il possibile per cercare di evitare lo scontro. Purtroppo però non c'è riuscito e a causa del violento impatto il ragazzo è stato sbalzato ad una ventina di metri mentre la moto è andata completamente distrutta. Il conducente dell'auto invece non si è fermato a soccorrere il giovane, che poi è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Intanto i primi aggiornamenti arrivano dall'avvocato Pieper Ricci del Foro di Pesaro, che assiste il 31enne. Avvocato, innanzitutto come sta Christian? Christian sta male, molto male, perché purtroppo ha riportato delle brutte lesioni durante l'impatto, a seguito dell'impatto, ha una clavicola rotta, ha delle escoriazioni multiple su tutto il corpo, ha rotto due denti e peraltro ha forti dolori al costato perché purtroppo ha fatto un volo di oltre 20 metri. Ci sono dei testimoni dell'accaduto? Sì, tanti testimoni, perché numerose vetture hanno visto questa Nissan Qashqai che procedeva contromano e hanno iniziato a suonare il clacson, a segnalare con i fari, e lo stesso Christian, mentre guidava la sua moto, ha iniziato a suonare il clacson della moto, però il tutto non ha avuto alcun esito perché il conducente della Nissan Qashqai ha continuato imperterrito la sua corsa. I veicoli viaggiavano ad alta velocità? Allora, Christian, che è il conducente della moto, no, aveva una velocità intorno ai 45 km orari ed ha avuto una lucidità immensa, perché nel momento in cui si è reso conto che la vettura non cambiava la corsia, lui praticamente si è spostato sulla sua estrema destra in maniera quasi rasente il guardrail, rischiando ancora di più la vita, perché laddove lo stesso fosse finito sotto il guardrail sarebbe rimasto tranciato, perché il guardrail è molto tagliente. Invece la vettura purtroppo procedeva a velocità sostenuta al punto tale che chi ha cercato di rincorrerla non è riuscito neanche a raggiungerla. È stata presa da qualcuno la targa dell'auto? Assolutamente sì, una signora che ha visto l'impatto, era a bordo della sua vettura insieme al marito, hanno inseguito la macchina sino ad oltre Canavaccio, facendo anche con i fari, con il clacson, per cercare di farla fermare. Poi hanno perso la macchina, però nel frattempo la signora, che era praticamente a fianco al conducente, ha scattato tutta una serie di foto ed è riuscita a inquadrare la targa della vettura, che è stata prontamente data ai carabinieri. E questa mattina ho saputo dai carabinieri che il conducente è stato rintracciato e deferito. Io, tramite una visura, ho potuto verificare che la macchina è intestata ad una signora di Modena nata nel 68, però attualmente non so se la proprietaria della macchina è la stessa che conduceva la vettura, in quanto ovviamente ci sono le indagini in corso e la persona è stata denunciata a piede libero. L'automobilista che cosa rischia? L'automobilista rischia una pena sino ai 3 anni, perché in questo momento il pronto soccorso ha dato a Cristian 30 giorni di prognosi, però sicuramente saranno necessari altri giorni, in quanto nuovamente ieri si è dovuto recare al pronto soccorso per dolori atroci al costato. Più la patente che verrà sospesa. Più la patente che verrà sospesa, assolutamente sì. Sospensione della patente è il minimo, perché io credo che tutti possiamo essere coinvolti in un sinistro, però necessariamente bisogna fermarsi per verificare sia se le macchine e le persone hanno subito dei danni, ma per prestare soccorso, perché la vita di un essere umano non ha prezzo, vale molto di più della patente o di una vettura. La vita di un essere umano è il bene più prezioso che ogni persona ha e non bisogna rischiarla, anche perché potremmo ritrovarci tutti su un asfalto freddo nella speranza che qualcuno si fermi ad aiutarci.